Eccoci qua, nuovo appuntamento con il salotto della musica, con il nostro amico maestro Luca Innocenti. Ciao Luca, Ciao, chi ci hai ciao. portato oggi? Ma io vedo un Allora, cognome uguale. oggi si gioca in casa proprio, più in casa di così non si può. Quindi è mia sorella Alice, Oh, e ecco. Oh, è tua quindi, sorella. giustamente, che è in un'altra stanza, quindi. Ma non Allora, svelare diciamo. tutto, non svelare. Questi segreti, devi dire, in Il collegamento da una collegamento è vero. tournée in Spagna, a Madrid, Alice Innocenti. Benvenuta, Alice. Grazie, ciao. Musicista e interprete. Io so questo, mi sbaglio? Sì, sono una cantante jazz, e mi sono laureata in canto jazz l'anno scorso e ora sto concludendo il biennio in composizione jazz, quindi il prossimo anno finisco. E quindi sì, prevalentemente mi occupo di musica jazz. Di musica jazz. Luca, a questo punto che ha introdotto la musica jazz, parliamo di jazz. Cos'è il Esatto. jazz? Eh? Ah, Combinato. lei sicuramente ne sa più di me. Io Amici, sono dai. più. Esatto. Il jazz è una musica che tutt'oggi è diventata già da tempo una musica accademica a tutti gli effetti, infatti è uno dei corsi appunto di studi che si possono frequentare anche in conservatorio. E nel nuovo ordinamento, appunto, attraverso un percorso di 3 anni più due, eventualmente, come un'università a tutti gli effetti. Ed è una musica meravigliosa, a mio avviso, che è particolare, molto articolata, complessa, perché comunque è caratterizzata da un'unione, da una compenetrazione di culture differenti, di elementi, linguaggi provenienti veramente da tante culture. Se pensiamo che ovviamente è una musica afroamericana che è nata negli Stati Uniti, però ci sono moltissime influenze anche europee. Se pensiamo appunto che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento ci sono stati flussi migratori dall'Europa e anche dall'Italia, principalmente anche dal sud dell'Italia. Infatti, gli italiani hanno contribuito anche in maniera fondamentale allo sviluppo anche del primo jazz, diciamo, perché se pensiamo ad esempio a Nick La Rocca, che è meglio conosciuto come, o meglio, non sarebbe chiamato Domenico La Rocca, ma poi ha preso un nome americano, Nick La Rocca, che è stato colui che si è trasferito da Trapani con la famiglia a New Orleans e poi ha costituito l'Original Dixieland Jazz Band, che è la band che ha inciso nel 1917 il primo disco della storia del jazz. Quindi comunque ci sono molti esponenti che hanno poi Che preso. il Sì, primo disco della storia del jazz ha ha un un leader che architetto è italiano. italiano, sì, di origini italiane. Sembra strano. E se pensiamo ad esempio a Eddie Lang, chitarrista che in realtà si chiamerebbe Salvatore Massaro, Oh, o ragazzi, ma Benvenuti, Giuseppe Benvenuti, violinista, insomma, ce ne sono veramente tanti. Quindi dobbiamo pensare comunque, a prescindere poi dall'apporto da parte della cultura degli italiani, ci sono veramente tantissime influenze nel jazz. ma come mai, ma scusa Alice, una curiosità, come mai gli italiani cambiano nome? Si mettono un nome straniero, anche voi due, voglio arrivare anche voi due. Luca Vabbè, ma e io non l'ho Elio, io cambiato. lo so bene. Ah, Luca e Luke, intendi. Come mai? Voglio chiederle a Luca, ma non vi potevate chiamare i fratelli innocenti? No. È vero, come. No, noi abbiamo visto questo nome che ce l'ha proposto poi la nostra mamma, praticamente, perché c'è il compositore, il pianista Duke Ellington, famosissimo ovviamente, vabbè, lo conosco anche io che vengo da classico, però alla fine Duke Ellington, siccome io mi chiamo Luca, quindi ho messo Duke, e la mia sorella ogni tanto la chiamavo quando era piccolina Allison, così, e quindi si è detto, ecco come Diciamo che assonanza, ricorda beh. vagamente. Ricordo vagamente anche un po' Duke Ricorda Ellington, quindi. appunto vagamente, vagamente. Un po' ironica. Ironica però furba, perché quando voi uscite a fare le serate jazz, suona, è già Sì, suona. suona, va bene, dai. Voglio chiedere a Luca, Luca, suonare jazz per un musicista. Fatto Senti, allora, io. di improvvisazione e anche d'emozione. Sì, io parlo ti ripeto sempre da pianista. Io ti ripeto sempre, io non so, vengo dal classico, ho fatto.
e ho le due lauree, ok, accademiche, specialistiche, indirizzo solistico al Conservatorio della Spezia, come avevo già detto precedentemente, e quindi sarei pianista classico. Però io mi ci rispecchio per alcuni aspetti, cioè non per tutti, perché il musicista classico di solito è un po' come un cavallo da corso, paraocchi praticamente, quindi sa leggere veramente bene e sa tante cose, però è un pochino più freddo, diciamo, per tanti aspetti, cioè almeno io la penso così. Mentre il jazz, quando mi sono appassionato, già da quando ero piccolino che sentivo mio babbo che suonava, quindi anche lui faceva musica anni 70, un po' di jazz, improvvisava, lui era autodidatta, quindi... E alla fine praticamente mi è entrata dentro questa cosa qui e durante il percorso accademico del conservatorio ho iniziato anch'io un po' a sperimentare improvvisazione. E è un mondo, secondo me, veramente... Cioè, molto vicino anche per alcuni aspetti alla musica classica. Cioè, si assomigliano anche come struttura, come forma. Però poi l'improvvisazione è quella che manca invece al pianista classico, o al musicista classico. Perché col fatto che è improntato sempre a leggere, a fare repertorio e a leggere sempre di più. Però, se ci si pensa bene, anche i compositori tipo Chopin o tipo anche di questi romantici, Liszt, Mendelssohn, componevano, ma era frutto del loro sacco, cioè, e quindi alla fine tante cadenze che mettono, che sono notine scritte piccoline, dopo magari alla fine, ad esempio, del primo tempo di un concerto per pianoforte e orchestra, c'è cioè una cadenzina e dice ad libitum, e praticamente ci sono queste notine piccoline, e quelle lì, Beethoven ne fece, per un concerto appunto, ne fece anche tre diverse versioni di queste cadenze, ma erano improvvisazioni praticamente, che venivano dalla loro testa, cioè non è... E invece ora, quindi, io non mi volevo limitare a essere solamente un lettore o un esecutore, e quindi il jazz ti insegna anche a stimolare questo approccio improvvisativo. Secondo me, a me mi serve a tanto, cioè, e sto imparando ancora, cioè, come tutte le cose. Si studia sempre, si improvvisa sempre, anche soprattutto con l'emozione. Alice, invece il canto riguardo il jazz? È molto connesso comunque a tutti gli altri strumenti che poi sono, insomma, coinvolti e tipici del linguaggio jazzistico, perché comunque lo sviluppo anche di alcune tecniche nel canto è sempre andato un po' di pari passo con quello che avveniva anche nella scena jazzistica, anche del momento. Ad esempio, anche nel canto, appunto, a livello vocale, nel jazz si usa l'improvvisazione, insomma, si va a improvvisare con la voce, con quella tecnica che si è definita un po' negli anni 20, che viene chiamata skate, che appunto si basa sull'uso di sillabe, di fonemi, a scelta dell'interprete, seguendo poi comunque il linguaggio che si è sviluppato nel corso poi della storia, che si è definito sempre di più, e questa tecnica permette al cantante quindi di utilizzare un fraseggio improvvisativo estemporaneo un po' sullo stile di quello che fanno poi gli altri strumenti, lo strumento a fiato, e quindi ha permesso comunque questa tecnica anche al cantante di ottenere una maggiore libertà, quindi cioè la voce può diventa strumento. Può diventare strumento. È uno strumento già di per sé, nel senso che comunque abbiamo nella voce, ovviamente nel canto, lo strumento è interno e non è così visibile, perché comunque l'emissione sonora avviene attraverso le corde vocali, gli altri strumenti uno li vede, li tocca, poi comunque è coinvolto tutto il corpo anche nell'emissione sonora, perché comunque se si pensa anche a quanto può influenzare anche negativamente anche le tensioni muscolari, l'emotività poi del momento, quindi però diciamo che comunque il mondo del canto jazz ha sempre seguito anche ciò che accadeva, ad esempio anche un'altra tecnica che poi si è sviluppata più tardi, quella del vocalese, che invece permette di creare un testo e di adattarlo a un solo strumentale, per quindi ricreare, cioè riproporre quindi quel solo strumentale eseguito da uno strumentista, quindi spesso anche molto complesso, articolato, attraverso un testo. E questo è successo quando, dopo l'epoca, cioè già durante l'epoca del vivo, gli anni 40, in cui il jazzista ha sentito la necessità di riaffermare la propria figura e di affermarsi come vero e proprio artista, mentre prima, nell'epoca dello swing, veniva
più spesso visto come un intrattenitore. Nella musica da ballo la sua immagine era prevalentemente quella, e negli anni 40 poi le big band, le grandi orchestre hanno subito un po' un periodo di declino, la figura del cantante è stata un pochino messa un po' ai margini, e quindi diciamo che anche questa nuova tecnica gli ha permesso ancora una volta di evolversi e di riottenere quel ruolo centrale che un tempo aveva anche nelle grandi orchestre. Sentite, avete inciso qualcosa come duo? O inciderete qualcosa? Abbiamo fatto qualche registrazione in casa, così, alla buona, diciamo. Allora, dei provini, però, sì, però per ora abbiamo fatto più insomma, concerti, serate dal vivo, anche ad esempio in occasione di una mostra di arte contemporanea. Dove sì, lo so, vi seguo bene. È per quello che però no, ora non abbiamo inciso niente, poi comunque dobbiamo anche ampliare un po' il repertorio, farlo un pochino più anche proprio. Esatto, magari arrangiamenti un pochino più nostri, diciamo. Più nostri. A questo punto mi dite le vostre pagine social, si ricordano i nostri amici. Vai, Alice. Vabbè. Allora, io sono su Facebook come Alice Innocenti, su Instagram, e poi ho anche un canale YouTube. Dove si viene a vedere le tue performance. Sì, qualcosa, qualche registrazione che ho fatto, sì. Qualcosa, ok. Luca, dai, ricordaci i tuoi 57.000. No, Luca Innocenti su Facebook, e lì potete trovare tutte le varie pagine che ho, tra cui anche quella del duo Luke Ellison, e lì c'è proprio la pagina nostra del duo, e ci sono diversi video anche, una registrazione che avevamo fatto di un brano, e quindi solamente standard jazz e cioè riarrangiata anche un po' da noi, e dove sentirete sia improvvisazioni pianistiche sia improvvisazioni appunto, come diceva prima Alice, per quanto riguarda la voce praticamente con la tecnica dello scat. Quindi potete sentire, perché fosse vedere interessato a questo mondo, diciamo. Esatto, che potete qualche spunto. Certo, e noi vi verremo a seguire. Vi dico grazie mille, e allora viva il Grazie a te. Ciao. 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 Grazie.